Buon pomeriggio e bentornati a un nuovo appuntamento con cittadini e amministratori. Oggi abbiamo ospiti dalla Regione Lazio, è già qui con noi Gianluca Quadrana, consigliere regionale appunto per la lista civica Zingaretti, e Salve. siamo in attesa di Antonello Aurigemma, capogruppo in Regione di Forza Italia. Allora, volevamo aprire subito con la questione del costo dei farmaci, a cui un nuoto quotidiano ha dedicato una pagina intera, però immagino che aspettiamo anche Aurigemma, così sentiamo tutte e due le opinioni. E quindi, dottor Mastro Rosato, io volevo interrogarla su una questione che lei dice e ridice da giorni, no? Sono anche interrogato, Ah? se rispondo male sono in La via questione dei a rifiuti. ottobre. Rifiuti ha indagato l'ex direttore generale di AMA per delle anomalie nell'impianto di Rocca Cencia, lei lo diceva da tanto tempo, quindi se vuole commentare Ma quest'ultima notizia. commentarlo, guarda, prendiamo spunto dal fatto che ci sta la presenza regionale, perché la regione in tutta questa storia, insomma, svolge un ruolo fondamentale. L'ha svolto anche con un imperativo mandato al Comune di Roma a maggio, nel quale gli diceva: sbrigati a trovare il sito dove fare cosa che noi abbiamo detto quasi in Discarica maniera di servizio. stancata, no? E poi una serie di discariche di servizio dove va messo il rifiuto trattato. E oggi scopriamo che, insomma, tutte queste nostre preoccupazioni che avevamo detto durante la campagna elettorale e rispetto alle quali anche chi ha vinto le elezioni sembrava che avesse le idee chiarissime, che sia tutto a posto, metteremo a posto la polizia di Roma in qualche giorno, eccetera, invece si è trovata di fronte a una situazione che deve affrontare. E quello che mi preoccupa, al di là delle iniziative della magistratura, che sono quelle che ricordavi tu, è una posizione dove quell'imperativo che è venuto dalla regione non c'è risposta. Cioè, non leggo nessuna dichiarazione dell'attuale assessore, che peraltro conosceva bene AMA, perché, insomma, È stata una consulente, no? lei dice: oggi io ero soltanto la consulente, i consulenti danno consigli e quindi non avevo responsabilità nelle decisioni che erano prese. Mi permetto di aggiungere, insomma, quando un consulente è ben pagato, come era pagata, ben pagata lei, come è giusto che sia, peraltro di fronte a situazioni di questo tipo, e nel momento le cose poi non vanno come il tecnico suggerisce, il tecnico ne dovrebbe trarre conseguenze, insomma, no? E non dire: vabbè, non c'entro niente, la colpa è di Fiscon, perché era la consulente dell'ex direttore generale. E ripeto, quindi la cosa che oggi preoccupa, nonostante le assicurazioni che vengono riportate, sì, tanto noi entro fine agosto, più o meno, non so che sarà la data indicata, renderemo Roma pulita, linda e sotto tutti i punti di vista, quelle che sono state le indicazioni regionali, che ripeto, l'ente che ha responsabilità da questo punto di vista sul piano, no? Sul piano dei rifiuti di tutta la regione, gli dice: tu mi devi dire dove fai lo stabilimento per il trattamento e una serie di piccole discariche di servizio, che lo ripetiamo per la tranquillità di chi ci ascolta, non parliamo di tante piccole malagrotte, cioè parliamo di rifiuti trattati, inerti, che non danno odore, che non danno nessun tipo di problema. E riguardo a questo, la risposta dell'amministrazione comunale è soprattutto, ma non me l'aspetto neanche dal sindaco, però me l'aspetto in maniera particolare All'assessore. dall'assessore al ramo, perché, insomma, è una che tutta la sua storia ci dice che ci capisce. E allora Quadrana. chiedo alla regione. Ma io non sono un esperto Di di Bonnezza. no, non sono un esperto, la produco come tutti quanti noi, ma e cerco di farla anche in maniera diciamo differenziata, poi quando la vado a conferire, diciamo, nei cassonetti. Però sembra proprio una spy story, diciamo, da film americano, con intrighi e colpi di scena. Anche questa alleanza più o meno nascosta, diciamo, Con Cerroni. con Cerroni, lascia veramente sgomenti. Nascosta, insomma, sempre l'ex direttore generale ha lasciato dichiarazioni importanti, eh. C'è la possibilità No, che si ma rifaccia parlavo dei Cerroni. 5 Stelle, io Ok, parlavo dei 5 perché. Stelle. No, no, ma io non voglio fare il critico dei 5 Stelle, anche perché ovviamente sono arrivati da meno di un mese, quindi la bacchetta magica, nonostante loro, diciamo, almeno alcuni di loro l'abbiano evocata, la bacchetta magica: in 3 giorni puliremo Roma, poi sono diventati 6 giorni, insomma, si accorgeranno che ci vorranno
non 6 settimane, ma ci vorranno 6 mesi a recuperare una situazione che oggettivamente è sfuggita di mano. La domanda è perché è sfuggita di mano la situazione? Questa è la domanda fondamentale, perché Roma non ha mai brillato per limpidezza, diciamo, nelle strade, però in questi giorni veramente è l'esplosione, diciamo, della sporcizia e di una incapacità proprio materiale a raccogliere i rifiuti. Tutto questo perché non è in funzione il trito vagliatore di proprietà di Cerroni? Per cui anche quella posizione di 5 Stelle che va da Cerroni per riattivare il trito vagliatore mi sembra, diciamo, poca cosa. Poi esce fuori Fortini oggi, che è l'amministratore uscente, e dice: però, nella Fortini dice una cosa giusta, dice dice: io una cosa. non posso utilizzare il trito vagliatore perché non c'è una tariffa stabilita Certo, però aggiunge una cosa e quindi mi potrebbe importante. imporre dei prezzi che stanno, diciamo, Certo, completamente fuori però mercato. aggiunge una cosa importante. Dice: nell'accordo fatto e nella determina, che c'è adesso l'espressione più corretta, non sono in grado di dirla. Comunque c'è la possibilità che il sindaco, quindi non l'amministratore di Ama, possa requisire. No? Quindi non c'è neanche la necessità Certo, di trovare un fa accordo, un'ordinanza appunto. di requisizione, certo. Che quindi sarebbe ora la soluzione, che quindi non va neanche attraverso, e si supererebbe quella preoccupazione che dici tu adesso. Credo che Marino la Però la fece, requisizione la fa il credo che sindaco, Marino, non vorrei attenzione. dire una banalità, ma la fece proprio su Malagrotta. Credo che Sì, ma la infatti fu fece sugli l'accordo che fece impianti di Marino nella Malagrotta. chiusura. Cioè fece un'ordinanza È dicendo così. questi sono due impianti che hanno come dire, una strategicità pubblica così incontrovertibile, così, diciamo, evidente a tutti, che la cosa pubblica li avoca a sé per l'utilizzo. Mi pare che sono andati avanti 2 o 3 mesi anche Ecco, però io con queste continuo a dire, quello ordinanze. che a me meraviglia e preoccupa è il fatto che di fronte a questo ballon d'essai che si è messo in moto, la domanda semplice, l'imperativo, diciamo meglio semplice, che la Regione ha detto al Comune di Roma a maggio, quindi non c'era la Raggi regnante ancora: mi devi dire dove fai l'impianto e dove fai le discariche di servizio. Rispetto a questa semplicissima domanda, si fa per dire, non c'è risposta. Questo e ci si preoccupa, c'è no, la rincorsa degli insulti, Ma io perché farei, tu non la faresti. No. individueranno mai? Perché non la individueranno mai? Tanto che quando Fortini fa la battuta, mezza battuta, mezza verità e mezza battuta, hanno in mente di riaprire Malagrotta, è perché invece di trovare Raggi e la sua giunta, la sua maggioranza, una discarica o un luogo, due luoghi per, diciamo, di servizio, forse preferirebbero, diciamo, riutilizzare Però poi Malagrotta. lo smentisce la Raggi, all'onore del vero la Raggi lo Però, smentisce. Tu diciamo, dici alla fine al secondino delle sta cosa. due una, nel senso che o trovi una discarica di servizio, perché è tutto vero e condividiamo tutti quanti col Movimento 5 Stelle, bisogna produrre meno Certo, rifiuti, bisogna sì. trattarli, bisogna valorizzare, siamo tutti d'accordo. Però anche al fine di questo ciclo, portato al 100%, comunque c'è una produzione diciamo, Sì. Certo. di materiale che va portato, diciamo, in un luogo. Non la vogliamo chiamare discarica, la chiamiamo in altro modo, ma va portato in un luogo. Questo luogo è stato individuato dal sindaco Raggi e dalla sua maggioranza? No, questa è una questione fondamentale. Poi nessuno, diciamo, visto che sono meno di un mese, No, certo, Gliene perché fa una colpa, diciamo, grave, perché evidentemente stanno studiando le carte, stanno vabbè, l'evidenza vedendo, dei fatti. ci mancherebbe. Però dire che non vai a Malagrotta, giustissimo, però neanche stai lavorando all'individuazione di un luogo, diciamo, lascia un È po', questo ci il fa essere un fatto. po' preoccupati, diciamo, rispetto, non tanto alla necessità di aprire, diciamo, la discarica o il luogo, ma quanto alla capacità di capire, diciamo, l'urgenza e la complessità del problema da parte dell'amministrazione capitolina. Certo, abbiamo due telefonate, pronto? È in onda, prego. Pronto? Prego, buon pomeriggio. Pronto, buonasera. A lei.
Senta, signor Mastrosato, io volevo far presente una cosa, non so che questo non sia l'argomento adatto. Io Com'è abito in così? via di Ciclamini, praticamente da già lei ho telefonato parecchie volte, succede questo, che ogni mese abbiamo la luce d'estrada, il mese appresso ci stacchino la luce e se non sono 21 giorni, 3 settimane, senza luce possiamo fare qualunque reclamo che c'è in paradiso terrestre. Non ci vede nessuno. Io vorrei sapere una cosa. Ho telefonato alla circoscrizione, la circoscrizione ha fatto il passo alla CEA e non si è visto niente. Ho telefonato alla segreteria di Campidoglio, hanno fatto il passo anche loro e la luce è spenta. Ma che Io dico, a municipio? che santo mi devo rivolgere? Mastro, che Se si è municipio? considerato che non ho ammazzato nessuno, non Che vedo il municipio? motivo perché io devo stare alla rete domiciliare, che non posso uscire da È casa qui il municipio. la sera. Signora, Visto che paghiamo la luce per strada anche sulla bolletta, è certo. giusto che io ho la luce perché abito al primo piano, mi sarà più sulle finestre, non posso vedere neanche le finestre aperte. Chi mi può indicare a chi santo mi devo Guardi, rivolgere? noi ci Se devo proviamo. andare da sua santità o se Sta impegnato in il signore. Polonia in questo momento, quindi Ma non forse ai l'accettiamo. francesi di Mio Suez, fratello ieri visto è che caduto. l'ultima storia di Acea ci porta a dire che Caltagirone ha venduto la gran parte delle sue azioni alla francese Suez, che quindi entrerà probabilmente anche sul problema dei rifiuti, io immagino. Noi ci informiamo e vediamo che cosa poter fare, signora, ma anche col presidente del municipio, con Acea. Ci proviamo. Proviamo a contattare il presidente del municipio. Pronto? È in onda. Prego. Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Sara, Fabrizio e a Gianluca. Mezz'ora di ritardo. Che arriva ai 3. Quando si tratta di Malagrotta, Fabrizio, io sto sempre qui, perché ci posso abito a immaginare. 3 km. Prego, prego. No, ma stavano soltanto Dunque, dicendo che che la una Rugemma riapertura. ricordava un No, po'. io vorrei iniziare. Prego. No, vorrei iniziare con la politica, no? Che sembra che come siano innamorati follemente dell'emergenza, così come era Romeo per Giulietta, non ce la fanno, come dire, a rompere questo rapporto. Nel senso che l'ipotesi di riaprire Malagrotta, Fabrizio, tecnicamente non è possibile perché è esaurita. Non è Ceroni dice di no, eh. Possibile per nessun momento. Allora, il discorso è questo, e lo dico a Gianluca, che mi ricorda molto il padre di cui ero molto amico, che Malagrotta è andata avanti negli ultimi 3 anni con le proroghe, proprio perché era esaurita. Allora, in questi 3 anni la politica aveva o non aveva il tempo di prendere provvedimenti alternativi? Questa è la prima domanda. La seconda domanda, ma mi spiegate perché, come dire, io li chiamo termovalorizzatori, no, per smaltire i rifiuti, debbano soltanto essere ad appannaggio del privato? Qual è il motivo? Cioè l'amministrazione pubblica non può fare i suoi termovalorizzatori per lo smaltimento dei rifiuti? Questa è la seconda domanda. La terza domanda, l'individuazione dei siti. Guardate, se non si trovano le aree, si fa una variante urbanistica, come dovrà essere fatta la variante urbanistica quando si deciderà se ci saranno le Olimpiadi a Roma per fare il villaggio olimpico, per fare tutte le opere che servono. Lì la politica in 4 e 4 8 farà le varianti Pino, urbanistiche. ti La vorrei stessa cosa può essere informare la fatta, sindaca. diciamo, Ti con i siti alternativi a Malagrotta. volevo Allora, informare. scusa Fabrizio, termino subito. Prego, La questione è questa: Malagrotta è chiusa e rimarrà chiusa. prego, prego. Ti appino. Il problema è questo. Darete un'altra area a fianco a Malagrotta così come aveva individuato Cerroni, che poi lo ripeto Fabrizio, io te l'ho detto già l'altro giorno, è dovuta intervenire la Commissione ambientale europea per dire qui non si fa più nulla. Ma
Ecco, allora io il tutto riporto alla politica. Santo Dio, voi siete quelli che dovete fare le leggi e dovete dare l'indirizzo politico in questo senso. Ed è questo in cui mancate, in tutti i sensi. E questo qui vi mette in una condizione di inferiorità rispetto al privato. È chiaro che se il termovalorizzatore è soltanto di Cerroni, quello là può anche avere la forza di ricattare e mettere i prezzi che vuole e fare quel che vuole. Ecco allora l'alternativa tra pubblico e privato che serve da calmiere, cosa che in questo cavolo di paese ormai non si fa più. Si sta veramente facendo una politica molto veloce per andare su tutti i campi verso il privato. Si vede sulla sanità, sui trasporti, sull'immondizia, sulle scuole paritarie. Voglio dire, ma io le tasse a chi le pago? Al privato o le pago allo Stato per avere un ritorno dei servizi? Ecco, io faccio veramente un appello a Gianluca Quadrana, che, a tutti i politici, che si prendano le loro responsabilità e agiscono con forza, per cui l'indirizzo politico del politico deve essere un atto attuativo in cui gli altri debbono obbedire una volta per tutte. Insomma, un po' di autorità, caro Gianluca, grazie a tutti. Grazie a lei. Prendiamo un'altra telefonata. Prima una cosa a proposito delle Olimpiadi, che le ultime ci dicono che la sindaca Raggi ha revocato l'incarico al rappresentante del comune che doveva andare a Rio proprio per sponsorizzare la Roma come possibile sito delle prossime Olimpiadi del 2024, e che ha annunciato e sta preparando una delibera di revoca del provvedimento per quanto riguarda la richiesta di partecipazione, come notizia all'Atari. Però secondo me anche lì la cosa non è molto chiara. C'è chi dice una cosa, chi ne dice un'altra. Sì, no. Questo, intanto la revoca l'architetto, non ricordo come l'ha fatta, gli ha detto non ce vai perché non rappresenti il comune, che non siamo interessati. Vedremo. Pronto? È in onda, prego. Ci sente? Pronto? Non c'è, caduta la linea, quando vuole può richiamare. Prego Gianluca, se vuoi rispondere al signor Pino. Guarda, quello che ha detto Pino lo condivido non al 99%, al 100%. Il problema è che rispetto, diciamo, alla linearità del ragionamento di Pino, ci sono alcuni problemi. E cioè che è vero che la politica si è dimostrata in questi anni, diciamo, incapace di essere coerente con quanto dice, però anche quei pochi o tanti buoni amministratori locali o regionali o anche fossero nazionali che vogliono fare quel che dicono hanno un problema, diciamo, nel rispettare i regolamenti, le leggi che prevedono passaggi interminabili. Faccio un esempio soltanto: finalmente è stata approvata, spero che poi venga applicata, perché in Italia, diciamo, l'approvato non è sinonimo di applicato. È stata approvata finalmente una norma dalla funzione pubblica che per le conferenze di servizi riduce a 3 i soggetti che siedono intorno al tavolo: c'è lo Stato, c'è la Regione e c'è il Comune. Il rappresentante dello Stato rappresenta tutti, tutti gli enti, le agenzie dello Stato, la Regione rappresentata, tutte le agenzie, e il Comune idem. Perché ogni volta che bisogna fare su un'opera pubblica, bisogna fare le conferenze di servizi, quello d'ACEA non si presenta perché quel giorno deve andare al dentista, quello del comune, del dipartimento nono, non si presenta perché quel giorno c'è il mal di testa, mentre quello del sesto ci va, però dice quello è di competenza del nono. E passano non gli anni, passano i decenni. Poi c'è l'emergenza. E poi c'è l'emergenza, che è Pino, diciamo, da fine politico, qual è di esperienza, dice che l'emergenza, no,
non l'ha detto, ma si evince. L'emergenza è diciamo, come dire, è l'habitat favorevole, no? Poi al fare affidamenti diretti, a fare affidamenti diretti, cioè, alla trattativa privata, cioè a mettere in campo in realtà, diciamo, delle procedure che andrebbero utilizzate proprio come eccezione, che invece diventano la norma. Tutto questo non evidentemente non comporta una scusante verso un ritardo colpevole, per esempio, che c'è stato nella città di Roma, e per quota parte me ne assumo la responsabilità, anche se non sono stato mai un fan di Marino, perché è vero che bisognava mettere i manifesti per dire abbiamo chiuso Malagrotta, però bisognava da allora individuare un luogo, un sito dove portare, diciamo, un'alternativa a Malagrotta. Poi chiudo dicendo, l'alternativa a Malagrotta nessuno la vuole trovare, perché se tu dici che la metti a un chilometro da casa di Fabrizio, diciamo, uomo capace nell'organizzare, la prima cosa che fa, diciamo, stasera quando torna a casa, fa un comitato di zona, che ti dice qua no, dice guarda ci avete un chilometro, fa niente, ma guarda che passa tutto dall'altra parte della strada, non fa niente, guarda che non portano i rifiuti, cioè non è che cadono i buste da plastica, no? E anche perché, e poi ovviamente chiudo, spesso le istituzioni pubbliche non sono credibili, e quindi il cittadino si fida, capisce che non c'è pericolo sulla carta, però poi capisce anche che, visto le esperienze, si creano situazioni nelle quali il pericolo o il fastidio c'è. Io, per esempio, abitando, diciamo, sulla Salaria, tutte le sere che torno dalla regione o torno dai comuni nei quali vado, passo davanti all'impianto di trattamento della Salaria, che non è più un impianto di trattamento, è una prediscarica o una discarica, perché è un residuo industriale, eh? Per altri versi è un residuo industriale, no, ti voglio dire, però lì vengono portati, portati i rifiuti per essere trattati, ma è evidente che rimangono nei piazzali o rimangono, diciamo, negli hangar, perché si sente una puzza che veramente neanche alla Pisana, quando era aperta Malagrotta, si sentiva. Quindi da questo punto di vista, diciamo, io sono un esperto, nel senso che abito a 2 chilometri dall'impianto della Salaria e sto a un chilometro, diciamo, da Malagrotta tutto il giorno, quindi ce l'ho praticamente tutte, insomma. Abbiamo 2 telefonate in attesa. Pronto? Pronto? Prego. Ho il piacere di vedere che gli attuali gestori del comune sono molto similari, mi si permetta l'ardire, dei discorsi del gentilissimo signor Pino, che io sinceramente non capisco, sono così complicati. E invece ho capito chiaramente, perciò non credo di essere... quello chiaramente che ha detto il nostro conferenziere, cioè che cosa c'è? Qui c'è un problema, bisogna bruciare i rifiuti, gridatemi pure se volete, però non c'è niente altro da fare, è inutile cercare Cerroni, queste cose qui. Cerroni diceva bene, il nostro amico indimenticabile, c'aveva i Dodge, è roba del passato, i rifiuti vanno bruciati, scusatemi tanto, grazie. Grazie a lei. Grazie, prendiamo un'altra telefonata poi rispondiamo. Pronto? È in onda, prego. Pronto? Non ci sente, non è in linea, non riusciamo a prendere la linea. Ok, i rifiuti vanno bruciati. Oramai ne, diciamo, non è neanche indispensabile, nel senso, è una fase superata, perché possono essere talmente trattati nella micromolecola, che quella molecola stessa può essere riutilizzata, certo, per produrre altro materiale. Che era l'idea affascinante che l'amministratore delegato Fortini venne anche in commissione a raccontarci, cioè la sua idea dei distretti
nei quali AMA appunto avrebbe dovuto essere, come diceva Pino giustamente, concorrente verso il privato, perché veramente nel rifiuto ci sono tanti problemi, ma c'è anche tanta ricchezza, perché recuperare la carta, recuperare il vetro, recuperare i materiali elettrici, recuperare i metalli, tutte cose che in altri paesi fanno già da qualche anno. Tutte cose che in altri paesi. Il rifiuto trattato porta a dire che non serve più il termovalorizzatore. Certo. Vorrei dire all'ultimo amico, certo, che abbiamo, certo, sentito. No? Certo. Il problema è però avere degli impianti capaci di risolvere un problema come quello di Roma, perché sennò poi trash ce l'ho. Ci dice che c'ha ancora 300.000 tonnellate che può mettere a Malagrotta, insomma, no? E credo. Vabbè. Abbiamo un'altra telefonata in attesa, la prendiamo e subito. Poi magari pronto? Non siamo all'altro argomento che dei sentire, sì. Prego. Allora, Franco, mi sa. Finalmente. Buongiorno ai signori presenti. Quadrana, qui purtroppo è il comune. E noi sappiamo benissimo, la nostra sinistra ha rovinato Roma, il Lazio ha rovinato, perché i soldi c'erano, c'era tutto, però, ma io dico, quando hanno fatto Malagrotta, no? Era l'isola, no? Ma perché i signori hanno rilasciato le licenze ai signori da vicino, intorno alle spiagge e via del seguito? Chi è che l'ha fatto l'impiccio? Sono sti partiti, sono i signori, loro hanno fatto l'impicci, che fanno costruire dove non si deve costruire. E allora la colpa di chi è? Ma io voglio parlare di altre cose, guardate, oramai voi state all'opposizione e allora lo sapete benissimo, ma qui bisogna pensare al sociale, a voglia che pensiamo a Monnezza, intanto lo sappiamo quello che rende, e purtroppo l'AMA fa come gli pare. Lì c'è di mezzo qualcosa che non funziona proprio all'AMA, perché i servizi vengono fatti, fanno i contratti, il comune, la regione, il governo fanno leggi che non valgono una ciga, perché se io faccio un contratto che loro devono tagliare gli alberi, devono pulire le strade, devono raccogliere la monnezza e viene totte, si devono mettere d'accordo con il prezzo, signori miei, se fanno le cose benissimo, se no si cerca altre società, interviene il comune e caccia fuori tutti. Avete capito? Tiene il personale e può fare le cose come 40 anni fa il comune di Roma, la regione e lo Stato. Va bene, Franco, grazie dell'intervento. Abbiamo parlato un po' di rifiuti. Dottor Mastro Rosato, vogliamo passare non so se c'è un'altra chiamata in attesa. Cioè abbiamo un'altra chiamata in attesa. Pronto? No, non c'è chiamata in attesa. Ci fanno scherzi. In attesa. È caduta la linea, era in attesa. Si è stancato di aspettare. Passiamo all'argomento dei farmaci. Lo fa in redazione Gianluca, che chi avesse letto il giornale stamattina, un noto quotidiano come l'ha definito Sara, Repubblica. Di, a pagina 24, così facciamo pure un po' di pubblicità Repubblica, in questo caso se la merita, e vi leggo il titolo e poi mi chiedo la reazione che possono avere avuto tutti quei cittadini italiani in generale, del Lazio in particolare, che letto il titolo poi sono andati a leggere il corpo dell'articolo e che tipo di reazione possono aver avuto, perché c'è farmaci, prezzi diversi per ogni regione, per cui si scopre che lo faccio in maniera molto sintetica, che ad Imperia per esempio una geniale direttrice del dipartimento del settore dei farmaci, quindi direttrice del settore pubblico, ha detto cioè, ma qui ci costa troppo, no? Fare in modo che questi farmaci vengano presi nelle farmacie eccetera eccetera, li rimandiamo a casa ai singoli cittadini che hanno bisogno e che quindi c'è una prescrizione fatta dal medico di famiglia e quant'altro, e si è scoperto che in un solo anno ha risparmiato 1.270.000 euro, laddove dal calcoli fatti, se tutta la regione Liguria avesse usato lo stesso provvedimento, avrebbero risparmiato circa 6 milioni di euro. E poi andando avanti, insomma, tutto questo ha comportato che i premi internazionali all'ASL,
di Imperia che ha usato questo tipo di metodologia, eccetera, eccetera. E andando avanti ancora si scopre, per esempio, che per quanto non voglio dire frescacce, ad esempio nel Lazio il farmacista in camera 20 euro per farmaci, il cui costo è superiore a 1000 euro, ma per la stessa medicina il collega piemontese incasserà 5,50 euro, quindi circa 15 euro in meno. E se andiamo a vedere tutto lungo il corso dello stivale, differenziazioni di questo tipo sono qualche cosa che lascia stupiti, perché poi qual è la morale di tutta questa storia? Che laddove si riuscisse, cioè non è che, lo dico subito, non è che sono contrario alla farmacia privata, per carità, non è questo il problema, è come si può organizzare un sistema laddove quello che succede ad Imperia o in Piemonte possa accadere anche in Calabria, con una riduzione dei costi di quello che è il meccanismo della sanità, del sistema sanitario nazionale e quindi dei singoli sistemi sanitari regionali, in maniera tale che quelle risorse vengano meglio utilizzate in altri settori dove c'è un grande bisogno. Una cosa simile ce la raccontava anche Scalpone per quanto riguarda il diabete, no? Le fascette per misurare il diabete hanno costi diversi a seconda di regione in regione. Dice, bisogna nascere a Roma, perché se nasci, dico, faccio l'esempio a casa, a Napoli, e hai il diabete, o c'hai soldi e te la compri da solo, se no non te la misuri la glicemia. Tocca a me. Sì, no, perché io ripeto, mi chiedevo, leggo, io cittadino. Posso dire una cosa? Io leggo questa cosa mi incavolo terribilmente. Ho 43 anni, posso dire una cosa da 86enne, quindi moltiplicato per due. Il problema è che i servizi sanitari regionali sono stati un'aberrazione. Che dovrebbe far rivoltare nelle tombe, diciamo, i padri costituenti di questa Repubblica. Il Servizio Sanitario Nazionale, tu te lo ricorderai, diciamo. Vista l'età, sì. Socialisti e socialdemocratici ne sono stati, insomma, protagonisti nella nascita. È stata una delle conquiste più importanti, più splendide, diciamo, di questo paese. E per decenni, nonostante i problemi dell'Italia, il Servizio Sanitario Nazionale è stato un punto di riferimento nel mantenere alta la qualità. E poi c'erano i problemi, c'è stato Poggiolini, c'è stato tutto, però bisogna tornare al Servizio Sanitario Nazionale. È inaccettabile dal punto di vista etico, non dico morale, ma etico pubblico, che una cura che può ricevere un cittadino residente a Novara non sia uguale a quella di un cittadino nato a Caltanissetta. È immorale, è inaccettabile. Bisogna tornare al sistema sanitario nazionale, visto che nel progetto, diciamo, della riforma del titolo quinto ci sono alcune modifiche rispetto ai poteri che sono stati dati alle regioni, perché Renzi, diciamo, torna ad avvocarli a sé in tema di urbanistica, in tema di lavoro, in tema di ambiente. Ci vorrebbe il coraggio di tornare sui passi, diciamo, di chi ha voluto regionalizzare la sanità e tornare ad un sistema sanitario nazionale con metodi di reclutamento di personale, di medicine, di servizi che siano, diciamo, cristallini attraverso le forme e le procedure più pubbliche e pubblicizzate e trasparenti che esistano, e soprattutto che assicuri, o comunque tenda ad assicurare e tenti di assicurare, un servizio che è uniforme da Milano fino a Caltanissetta, cioè, perché queste sono le storture del sistema regionalizzato. Queste, così come la famosa siringa, i famosi guanti, cioè. Ma infatti a questo sono tutte manifestazioni di uno stesso fenomeno. Prego, per il ministro, allora, che c'è per fare? Mi viene il ministro deve tornare ad essere, diciamo, centrale invece. Cioè. Quello dico io, che al momento non lo è. Però a tutto questo aggiungiamo che perché in attesa attivata a Lorenzin, che dice cannabis. Voi che fate i giornalisti, dite che si dice cannabis. Cannabis. Conosco proprio la materia della quale state parlando, ringraziando il cielo.
No, a parte la battuta, ma in tutto questo discorso, cioè, ci si aggiunge un altro elemento ancora, no? Per cui in attesa che si possa fare la riforma delle regioni o dei poteri alle regioni, io ho sempre il mio vecchio convincimento che manifesto con grande cautela, perché oggi si può cominciare a riportare. Fino a qualche tempo fa sembrava una bestemmia dire forse avrei abolito le regioni e tenuto Questo sicuramente, ma questo più le province sicuramente. con poteri maggiori alle Questo province, che magari, sicuramente. vabbè, ci ho detto, però in attesa di. E un altro degli elementi sui quali però la regione, quindi il singolo consigliere regionale, può intervenire, ma tutto questo si determina anche perché ci sono regioni che riescono a fare una trattativa con le case produttrici che gli portano a dei sconti che, per esempio, ha la regione Veneta e non c'ha la regione Sì, Calabria. Cioè, questa è la follia, no? è giusto, guarda, farò pure un'interrogazione, scriviamo insieme, mi fa piacere, diciamo, farla insieme. Vabbè. Ma secondo me è giusto che ogni No, sindaco della certo che regione no. va alla trattativa con i colossi Ma farmaceutici? certo che no. Cioè, lasciando a un tecnico Sì. che rappresenta, perché poi non è che ci va il politico, ci va il tecnico, a un tecnico di competere nella trattativa con un colosso di miliardi e miliardi di fatturato. Questa mattina sono stato a trovare mio cugino che ha la mia stessa età, però ha un piccolo, diciamo, problema al cuore e prende un farmaco, che è un farmaco salvavita. Mi ha detto che praticamente quel farmaco è passato da una società farmaceutica ad un'altra. E ci sono state scene di panico perché per 2 mesi non si è trovato il farmaco in farmacia. Allora, una cosa del genere la può sopportare, diciamo, una regione? Andare allo No, scontro con la casa farmaceutica? No, no, deve essere assolutamente. uno Stato che ha la forza di contrastare, diciamo, o tentare di Certo. contrastare. Un'organizzazione, diciamo, multinazionale, no, che vende farmaci in tutto il mondo. E questa è la questione. E questo sarebbe pure il ruolo, adesso che si parla di portare l'ente, diciamo, del farmaco europeo qui a Roma, ma questo dovrebbe essere, per esempio, anche una materia europea, no? Cioè, è l'Europa che contratta, Ok, cioè, è l'Europa che direi. contratta, no? È una singola regione, no? Però qua, Prendiamo prima una la telefonata telefonata e e poi, poi cioè, un lei ci dice ulteriore il suo commento articolo. rispetto a Pronto? quello che stavi dicendo. Buon pomeriggio, A lei, prego. Maestro Rosato, Lei, buon a lei. pomeriggio a tutti. Volevo rivolgere una mia opinione a Quadrana. Allora, volevo dire questo, Quadrana. Io dico tante cose, no? Si paga la differenza, specialmente per i pensionati e compagnia bella, eccetera. Però non ha pensato, cioè voi dei consiglieri regionali, Zingaretti compreso, diciamo, al presidente, ma si può fare una scelta, no? Quando uno va dal medico, perché così eviterete praticamente un risparmio molto superiore. Allora, se uno va dal medico di famiglia, giustamente, gli segna dei medicinali che servono, no? Allora, praticamente c'è chi a casa c'è una farmacia, cominciando da Esiringhe, da quello, da quello e quell'altro, perché il medico, diciamo, proprio, il medico di famiglia, non riesce a stabilire, si fa una diagnosi e si dice: ragazzi, a voi al mese sono due scatolette di Beh, questo, lo due fanno scatolette di adesso. questo e Sì, due scatolette di questo. E così non si forma una farmacia dentro casa, perché allora lì si eviterebbe di far pagare poi magari quei 10-20 centesimi di differenza su un prodotto medicinale. E questa è un'idea, si risparmierebbe, che tanti hanno le farmacie dentro casa. rispondi subito te, Gianluca, però no, un buon medico il dovrebbe medico serio lo fa, io per farlo, no? esempio Quella è la faccio propria delle utenza. analisi ogni 3 mesi, 6 mesi per controllare una roba, molto spesso il medico dice no, ma adesso non è utile, lo fai tra altri 6 mesi e mi toglie, diciamo, le analisi che mi ha prescritto lo specialista, perché dice, cioè, che queste le paga il sistema sanitario nazionale, quindi, anzi regionale, quindi il medico serio lo fa, il medico serio, diciamo, già lo fa. Ecco, dicevo Cioè, già io. esiste quello che dice il Sì, sì, signore, sì, sì. esiste, anche perché ormai c'è la
decreto sull'appropriatezza, ma dico c'è la ricetta informale, quindi è tutto ormai è tutto, diciamo, non c'è più il blocchetto, no? Ormai è tutto la famosa ricettina rosa, diciamo, tutto tracciato. Insomma, quindi quello che ancora prescrive, c'è ancora chi la usa? Non credo, no? C'è quella bianca che te viene stampata, no? Ancora non è partito proprio alla grande quel sistema. Vabbè, però diciamo su quella strada. Io continuo a fermarmi sul discorso delle competenze regionali finché le regioni stanno, magari. C'è un'altra telefonata in attesa, quindi la prendiamo. Pronto? Ci sente in onda? Pronto? Prego. Allora, guardi, voi state parlando di medicine. Mio marito deve prendere l'Eschim 3 volte al giorno. La dottoressa ha ricevuto una lettera dal ministero che non è possibile perché sono troppe. Allora, che deve fare? Deve morire? Dato questo non dal medico di famiglia, ma dato proprio dal cardiologo, dall'endocrinologo, da tutti quanti del Policlinico Umberto I. Allora voi adesso mi dovete spiegare per quale motivo mio marito deve prendere un altro tipo di medicina che gli stanno segnando, l'Olevia. Per quale motivo? Perché sta bene? Mio marito ha una marea di patologie, ha l'84% di invalidità, ha 4 protesi. Scusate, ma di che cosa vogliamo parlare? Ma signora, le hanno dato al posto delle 3 pasticche il farmaco alternativo o hanno proprio a prescindere detto che non servono 3 pasticche secondo il ministero? No, gli ha dato l'alternativa, però mi faccia capire, quello doveva prendere l'Olevia. E qua è la famosa disputa sul farmaco equivalente. Deve prendere la Schimmille, l'Olevia, perché è uguale. Siamo sicuri che è uguale? Beh, su questo... A fine conti, mio marito c'ha 63 anni, eh? Su questo si è signora, espressa la però sanità su questo mondiale, diamoci proprio un attimo pace, perché... almeno da questa trasmissione abbiamo sentito i farmacisti, i quali sono certamente quelli meno interessati a dare l'equivalente perché hanno rimborsi inferiori, quindi da un certo punto di vista potrebbero essere gli ultimi a dire prendi l'equivalente. E invece credo per 1 ora e mezza che il presidente Contarina è espressa a livello mondiale, poi ci stanno le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi tutti i medici che vengono qua. Io capisco che psicologicamente uno dice oddio, ho cambiato scatoletta, è abituato a quello, per carità di Dio. Rimane altri problemi che lei ha sollevato, ma magari ne parliamo dopo l'altra telefonata. Sì, pronto? È in onda, l'ascoltiamo. Pronto? Prego. Salve, buonasera. A lei. Buonasera, signori. Buonasera. Senta, io facendo... ho dovuto fare 10 analisi, però fra queste 10, 4 analisi erano, diciamo, di mio diritto perché c'è la patologia. Praticamente, andando all'ASL, ho dovuto pagare tutte e 10 le analisi. Perché? Perché praticamente dice, se dentro la ricetta c'è un'analisi... Sì, prego, prego. C'è un'analisi non prevista dalla patologia, io pago tutto. Vabbè, lì è un problema di gestione al computer, cioè perché loro non possono accettare una richiesta sbagliata, però dovevano magari mettergliela in un altro modo, ci riporti la richiesta, le analisi gliela facciamo uguale, la richiesta ce la riporti tra un po'. Mi scusi. Quel signore, diciamo, allo sportello ha controllato e sapeva che io 4 analisi avevo diritto a gratis, diciamo, no? E se quell'altro 6 dovevo pagarle, giusto che le pago. Io ho dovuto pagarle tutte e 10.
Infatti io le ho detto che ha sbagliato il signore dello sportello. Ha sbagliato quello dello sportello. Perché le doveva dire mi deve riportare una richiesta corretta, dato che la richiesta va inserita in dei computer che poi passano i dati alla regione, giusto? Certo, esattamente. Se no la regione non rimborsa a loro, però ha sbagliato l'impiegato a dirle così. Ma questo me l'ha detto. E allora doveva semplicemente farsi fare un'altra ricetta. Cioè praticamente io devo tornare dal medico a farmi fare due ricette. Sì, perché il medico dovrebbe saperle queste cose comunque. Va bene. È sempre il medico di prima. Pronto, un'altra telefonata. Se vuole do il nome del medico mio. E il tuo le fa bene, le fa giuste. È bravissima. Pronto? Pronto? Prego. Senta, io abito nella zona Prati e di fronte al mio appartamento, al palazzo, c'è una fontana, Piazza dei Quiriti, che da più di un anno è distrutta, non funziona più niente, un degrado assoluto. Ho telefonato varie volte alla CEA, mi ha risposto che provvedevano, ma è passato più di un anno e questo non è accaduto. Leggo il 19 giugno sul Fatto Quotidiano che 3 o 4 mesi fa sono stati stanziati 573.000 euro per rimettere in ordine la fontana, e però non si è visto niente. La fontana è sempre un degrado. Cade su a pezzi. Paura anche delle malattie, perché l'acqua si ristagna, è verde, c'è tutto. Ascolti un attimo. Che fine hanno fatto 500? Ascolti, se i quattrini che lei dice sono stati effettivamente stanziati, ci sono tutte le procedure che ricordava poco fa Gianluca Quadrana. Cioè, intanto dovranno fare una gara. Poi c'è il secondo che fa ricorso. Poi c'è il secondo che passerà un anno. A questo aggiungiamoci però un aspetto ulteriore, che questa è una certezza, che magari ci auguriamo che il secondo non faccia ricorso, è che il Comune di Roma, nelle more della vicenda di Mafia Capitale, aveva bloccato tutte le gare, no? Quindi, e io qua ogni volta però le dico, è impossibile che si paralizza una città per una vicenda del genere. Non è possibile, io sto raccontando il fatto, infatti non era. Non è possibile. Il mio non era un fatto, l'ho interrotta. Era una descrizione di un fatto. Ti candideremo al posto di là della Raggia. No, grazie. Allora, ritornando un attimo invece al discorso dei farmaci, perché io insisto, da questo punto di vista, finché le regioni esistono, ognuno faccia il proprio ruolo, no? E già il fatto stesso che si legge che alcuni farmaci, per capacità dei farmacisti, per capacità di alcune regioni, in alcune regioni costano di meno, e allora siccome costano di meno e magari lo stesso farmaco in Germania costa di più, e non sto dicendo una cosa a caso, sono fatti avvenuti e che avvengono quotidianamente, quel farmaco se lo rivendono con il guadagno di quel plus valore rispetto al prezzo che viene fatto in Germania o in Francia o in un altro paese europeo. E allora da questo punto di vista, per esempio, le regioni in sede di Stato-Regioni dicessero al governo: perché in sede europea non te muovi, caro Presidente Renzi, perché questo tipo di condizione non possa avvenire? Seconda questione, abbiamo pubblicato sulla nostra rivista, uno rimane sbigottito perché dice: ma la ASL di Frosinone, la ASL pubblica, un certo giorno si è trovata con la mancanza di Sintroma, che è un medicamento salvavita, e non sapendo come fare, insomma, alla fine ha dovuto aspettare tutta una serie di deroghe per poterlo andare a comprare fuori Italia. Poi leggiamo, e ripeto, lo dirò fino alla noia, se noi utilizziamo una politica corretta di risparmi rispetto a queste cose, tutti quei quattrini che riusciamo a mettere da parte con le analisi attente del pagare il giusto prezzo, li potremmo utilizzare meglio nella sanità e magari non incorrere in quelle situazioni, come ricordava la signora, diceva: mamma fa la ricetta a metà, poi no, i 208 prescrizioni che stanno sotto la visione dell'appropriatezza stabilita dalla ministra Lorenzini, che alcune volte fanno tremare i polsi pure quelli, no, il medico che alla fine non fa una prescrizione perché sennò c'ha paura di andare sotto briscola di pagare ammenda, sa. Tutta questa roba qui oggi è competenza regionale.
Dava un cerino in mano. No, non è che mi ha dato il cerino, ma è tutto vero. Però io adesso mentre parlavi pensavo, ma una mole di denari e un peso di responsabilità, come tu descrivevi, deve essere lasciato, diciamo, alla serietà, all'onestà, all'eticità e alla capacità anche contrattuale del singolo, oppure deve essere un sistema? Questo è il problema. Cioè, certo. Cioè, perché, diciamo, sempre per l'età ricorderai che quando c'è stata, diciamo, Tangentopoli, si pensava, no, ma la ricordo pure io, quindi tu la ricordi bene, lei no, perché è fanciulla, ha appena compiuto 18 anni, però dopo Tangentopoli si pensava, diciamo, che ci fosse un, diciamo, come dire, una stigma, una stella, no? che fosse comparsa, diciamo, sui bavari di qualcuno, e che eliminati quei signori ci sarebbe stato un sistema. Poi ci si è accorti invece che in realtà non era il problema dei singoli, o meglio, non era soltanto il problema dei singoli, ma era il problema del sistema. Abbiamo affrontato il sistema? No? No. Oppure se l'abbiamo affrontato in molti casi anche peggiorandolo. Vedi ad esempio il sistema del Servizio Sanitario Nazionale. Poggiolini si occupava proprio del farmaco, e Poggiolini è stato quello che è stato beccato a casa con i lingotti d'oro. Ma non è che bisogna cambiare l'Agenzia Unica del Farmaco, cioè i soldi dentro al PUF, ma non è che bisogna cambiare l'Agenzia Nazionale del Farmaco, che contratta con le case farmaceutiche, che ha un potere statale dietro di sé, perché c'è Poggiolini. Bisogna mandare a casa Poggiolini, questo è il problema, e il sistema migliorarlo. Il sistema Poggiolini, dici, no? Bisogna migliorare il sistema, cioè, questo è il punto, no? Cioè, allora, va bene quello che dici te, cioè, però è tutto lasciato, diciamo, alla buona volontà. Io per esempio so per certo che all'Umberto I, finalmente, sulla farmacia dell'ospedale si è fatto un lavoro importante, sono stati certo, dopo che però... scandali, cioè, in Italia è sempre così, in Italia si interviene sempre dopo i scandali, o proprio scandali e buche sono, diciamo, i due motori, no? I due motori, diciamo, ringraziamo Domenico Alessio pubblicamente, direttore generale dell'Umberto I, ringrazio tu, io mi associo. No, però detto questo, al di là della battuta, cioè lì si è fatto un lavoro meritorio e sì, sono stati risparmiati dei milioni di euro. Gli altri ospedali hanno risparmiato? Allora il problema è che non è che può essere lasciato, diciamo, all'intuizione di un direttore generale e alla capacità di un responsabile della farmacia dell'ospedale, certo, singolo, ma deve essere un sistema. La domanda che io mi faccio, cioè, è: la regione è in grado di essere questo sistema? No, non questa regione, la regione è in grado di essere questo sistema? Secondo me, rispetto alle case farmaceutiche, no, la risposta è no. Perché sono dei colossi, sono dei colossi multinazionali. Ecco perché quando Zingaretti dice bisogna portare l'Agenzia del Farmaco Europeo a Roma, non è che lo dice per i 32 posti di lavoro del centralinista, quello che fa le pulizie, non so i 32, ma il rapporto stretto tra l'Italia e l'Agenzia del Farmaco, che risiede sul suo territorio, ti consente di avere anche, diciamo, no, una maggiore capacità contrattuale. Beh, conosciamo Zingaretti, che vista l'uscita della Gran Bretagna si è mosso subito, è andato lì a dire: pronti, noi siamo qui, tappeti d'oro se venite. Pronto? È in onda, prego. Sì, volevo fare una domanda. Ma lo sa perché c'è stato tutto lo spreco della regione Lazio, delle medicine e di tutto quanto? Mi siete fatti mai una domanda? Allora, quanta gente adesso si operiamo anche dei ginocchi, de anche, no? E facciamo la senapadina? La senapadina si fa prima dell'intervento e dopo. Però tutto sto spreco, avanzano tutte queste punture, dove vanno a finire? Noi abbiamo richiesto, che ci sono avanzate, le possiamo ridare all'ospedale? Dice no, datele al volontariato o alle parrocchie. Ma i controlli dove stanno? Quelle medicine costano tanto, avanzano alle persone o non le fanno più, fa poliartrite reumatoide. Ecco lo spreco dove sta. No, non si vedono i controlli delle farmacie dell'ospedale, quando le dai, quanti se ne avanzano, le ridai, non le prendono. Chiedete una risposta, ma l'avete mai fatta?
Beh, è quello che stiamo provando a farci, non è, che fatto, stanno... è quello che hanno fatto appunto la farmacia dell'Umberto I, che hanno cominciato a controllare. È assurdo che non sia informatizzato questo sistema anche negli ospedali, non, ma tutti hanno il sistema informatizzato. C'è di più. Cioè, all'estero tu vai, in base alla terapia che c'è il paziente, esce la pasticchetta singola giornaliera della macchinetta. E però questo, no? In questo caso c'ha ragione Gianluca, allora devi fare un rapporto con le case farmaceutiche dove la scatoletta, se mi servono tre pasticche, no? Ma devi preparare tre pasticche. Un'altra telefonata. Cioè, dice, non mandare il pacco da 25, prendiamo, non ce ne faccio niente, ne fanno il pacco da 3, da 5 e da 25. Pronto? Pronto in onda? Pronto? Prego. Senta, buonasera a tutti, io sono sempre il signor Pino di Centocelle, quello dei 750 euro di cittadinanza, quello che ha detto della potatura degli alberi a Piazza Deofrazio, che è Michele Tenore. Ma c'è sta un problema qui, sempre su a Centocelle, Piazza Deofrazio, che è Michele Tenore. Sono 30-40 lampioni che normalmente ogni mese, due mesi si spengono la sera per 10-15 giorni. Ma sono altri 5 giorni che stiamo senza luce. Abbiamo telefonato al numero verde, quello che dice per le lampioni, e ci dicono sempre che stiamo facendo un sollecito. Sono 5 giorni che siamo al buio. Guardi, ci chiamava Piazza Deofrazio, la zona Centocelle. Sì, ci ha chiamato anche una signora prima e ce l'ha segnalato. Adesso proviamo a contattare il presidente del municipio, vediamo se ci sa dare una risposta. 5 giorni e normalmente. Sì, la signora che ha chiamato prima ci raccontava la stessa ogni mese, storia. Due mesi per 10-15 giorni. Ma fino al tempo massimo di 15 giorni, sennò vanno in penale. Quando raggiungono il 15° giorno si accende la luce. C'è un'efficienza e un'attenzione a non andare oltre. Lo segnaliamo comunque al presidente del municipio. La cosa che diceva la signora, dice, ma ve lo chiedete voi, ce lo stiamo qui proprio perché ce lo stiamo chiedendo. E alle cose che raccontava, io ne aggiungo un'altra. Tempo fa, ricordo che fu una cosa sulla quale, se non ricordo male, Ivano insomma, se la prese abbastanza. Ci furono delle carrozzelle di cittadini che non le utilizzavano più perché magari il paziente che ne aveva bisogno vanno sanificate e poi ridistribuite. Tentarono di riportarle, non facciamo il nome della ASL, insomma, tentarono di riconsegnarle. Gli dissero che non era possibile, che non sapevano dove metterle. Sì, mi ricordo. E nel frattempo c'era la necessità di fare anche qui una gara per vedere la struttura che si sarebbe dovuta occupare di un'operazione di questo genere qua. E quindi nel frattempo quelle carrozzelle sono rimaste a casa delle famiglie dove c'era il paziente che non c'era più, insomma, no? Ecco, su queste cose qui chiaramente il risparmio se ne potrebbe fare tanto e tantissimo, ecco perché io insisto oggi più che mai, lo faremo nei prossimi giorni alla ripresa con i consiglieri regionali, per quelle che sono le competenze attuali, perché quello che diceva Gianluca Quadrana è giustissimo, no? Il rapporto con le grandi compagnie, cioè, però nel frattempo che si crei questo tipo di condizione, vediamo come gestire la quotidianità, perché quando quella dirigente di Imperia con un semplice atto riesce a risparmiare 1,5 milioni di euro in un anno, no, forse prendere qualche buon esempio e imparare da qualche cosa che ci viene pure da fuori non sarebbe male. Sentiamo che cosa ci dicono da casa. Pronto? Pronto in onda? Ci sento? Prego. Pronto? La sentiamo, signora. Buonasera, senta, io intervengo a favore del signore che ha chiamato da Centocelle prima per il fattore dei lampioni che sono sempre spenti la notte. Io abito a San Basilio, un'altra zona completamente, ed è molto 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 buia, più chiamiamo la CEA e meno vengono, i lampioni la notte sono spenti. Se una persona attraversa la strada, una vecchietta, un bambino, cioè vengono proprio prese, non so, non si vede. Sì, ha ragione, guardi, noi più che sollecitare chi potremo sollecitare in ACEA lo faremo, credo lo stesso consigliere qui presente se ne farà attore pure lui da questo punto di vista, vediamo. È una cosa che peraltro non si riesce a capire, che quello che hanno raccontato i due telespettatori di prima nella zona di Centocelle, che addirittura è periodica e continuativa, la cosa lascia perplessi, fa pensare. Non è,
Non è un danno che si può creare momentaneo, per carità. Quando è così, insomma, poi uno è portato a fare battute, forse più che vendere azioni a Suez, magari dovrebbero essere più attenti nel fare l'opera per la quale sono stati chiamati. E non a caso io sono sempre contrario alla vendita ai privati, perché questa è una di quelle cattive dimostrazioni di come... Tra qualcuno è pure la vendita addirittura al 58%. Appunto, o addirittura quella dell'acqua. Ancora peggio. Ricordate, almeno questo c'ho de merito. Che un'altra telefonata in attesa. Pronto? Pronto? È in onda, prego. Buon pomeriggio. A lei. Bene. Allora, torniamo ai discorsi sulla sanità, visto che abbiamo il piacere di avere il consigliere Quadrana. Allora, io intanto ripeto un mio vecchio ritornello. Allora, si sa niente di quella che doveva essere una delle nostre vittorie, e cioè la fine della fase commissariamento, in cui la Regione Lazio ancora deve essere sotto tutela per quanto riguarda la sanità. Doveva già essere finito dalla fine del 15, mi sembra. Del 16. Secondo, che fine hanno fatto le case della salute? Devono funzionare o no? Quali sono i problemi che hanno per il funzionamento? Oppure invece ci si sta rendendo conto per caso che è un'idea che va cambiata? Non so, non se ne parla più. Non se ne parla più. Terzo, perché la regione, visti i problemi burocratici che ci sono, non ha cercato di far vivere di più quello che è l'associazionismo di accompagnamento proprio della sua azione? E magari qualche volta anche sì di critica, ma sempre di critica costruttiva. Io sto pensando ai tribunali per dei diritti del malato e altre associazioni. Qui se non si lavora anche, e questo credo che sia un argomento caro a Quadrana, anche perché insomma, la matrice socialista porta a queste cose, almeno per me è così. Allora l'associazionismo dovrebbe essere una forte ancora fra le istituzioni e i cittadini. Non dovremmo fare qualche cosa di più in questo senso? Anche per esempio per quello che si è detto nelle telefonate, no? L'utilizzo anche a quello che ha detto prima il Tommaso Rosato, le carrozzelle che non vengono prese dalla burocrazia, ma allora se forse l'associazionismo potrebbe aiutare, non so, ecco, forse ho messo troppa carne al fuoco, ma questi argomenti penso che, per me, io credo che siano molto importanti. Grazie mille. Grazie a lei. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Ci sente in onda? Pronto? Prego. Pronto, buonasera. Sì, mi sente? Benissimo, prego. Niente, volevo dire, volevo fare una domanda. Perché gli appuntamenti da un anno all'altro? Io ho preso un appuntamento per il cardiologo e per fare l'eco dopo la carotida, me l'hanno dato a luglio il 20 luglio del 2017. Ma mi devo prima morire e poi vado a fare questa visita? Io non ce l'ho i soldi per andare a pagamento. Ma non è possibile, ma qualunque visita, l'ecografia, la mammografia, vanno tutti all'anno prossimo. Diventa pronto sul posto, signora, sì. Gliel'ha messa? Ascolti un attimo, signora, un attimo, capiamo un attimo una cosa: il suo medico di famiglia oppure il cardiologo gli ha messo l'urgenza nella richiesta? Mi hanno detto che non tengono conto di questo, quando le liste sono chiuse.
Non è così, signora. Comunque, intanto il medico. Però succede questo. Il medico ci mettesse l'urgenza, perché con l'urgenza che cioè, io dovevo fare ore. La tacca. No, dottor, non fare lo fanno, non tempo. Lo fanno, lo dicono, ma non lo fanno. Cioè, va il pronto soccorso è come dice la signora. Però Sara, io non vorrei che per primi sono i medici che ce lo mettono loro. L'ho fatto dopo una settimana all'ospedale lì a Trigoria. Dopo una settimana a Trigoria io di domenica ho fatto questa tacca, ma non è possibile. Pagando al campus. Vabbè, no, la signora ha perfettamente ragione, la commentiamo, finiamo il giro di telefonate, pronto? Siamo a lavorare al campus. Certo. Pronto in onda, prego. Ci sente? No, è caduta la linea. Quadrana, purtroppo è vero quello che dice la signora, però. È drammaticamente vero. Allora, il commissariamento dovrà finire non entro il 2015, ma entro il 2016, quindi vediamo quello che succederà. Zingaretti rimane, e tutti quanti noi rimaniamo ottimisti. Già comunque i primi segni di un alleggeramento, diciamo, della pressione che diceva la signora si vedono, perché sono stati fatti i bandi per l'assunzione dei precari della sanità. Sulla questione delle case della salute io non ci ho mai creduto, quindi per me, diciamo, l'anonimato nel quale sono cadute non è una novità. Potevano e dovevano essere altro, potevano e dovevano essere, diciamo, un punto di congiunzione tra i medici di famiglia e una medicina di prevenzione e di primo soccorso. Invece non sono stati spesi dei soldi per queste case della salute. Che te lo dico, sbagliato, cioè, te lo dico contro Zingaretti, te lo dico, per me è stato sbagliato. Quando facemmo la riunione ci presentarono, diciamo, i grandi strateghi, ci presentarono la casa della salute, io dissi che non mi convinceva. Il problema è che sono uno, diciamo, della maggioranza, uno su 50 consiglieri. Non lo dico per togliermi, diciamo, di dosso la responsabilità e il giudizio negativo della signora o di chi è stata nella casa della salute, ma secondo me era un progetto sbagliato dall'inizio. Speravo di sbagliarmi, invece dai risultati mi sembra avere drammaticamente ragione. L'associazionismo è molto importante da questo punto di vista, non in maniera, diciamo, demagogica, ma anche la presenza, diciamo, nelle file della maggioranza della Petrangolini, una consigliera che viene proprio dal mondo dell'associazionismo e in maniera particolare da cittadinanza attiva, dai tribunali del malato, sta proprio a significare, diciamo, l'attenzione che si ha verso l'associazionismo. E secondo me il terzo settore, diciamo, il cosiddetto no profit sociale, deve essere un valido sostegno, diciamo, alla sanità pubblica e ai sistemi integrati di socio-sanitari. E per quanto riguarda la questione invece delle visite e di un anno, torniamo alla questione fondamentale. Anche qui c'è una deficienza da parte della regione, non è soltanto di Zingaretti ma anche di chi l'ha preceduto. O si ottengono le agende dei medici, oppure è evidente che non si possono fare le visite. È inutile che ce la si prende, diciamo, col ragazzo o con la ragazza, con la donna o con l'uomo che stanno lì allo sportello, perché non sono loro delle persone cattive. Le persone cattive sono altre, che dovrebbero fare, diciamo, al 100% il loro mestiere, e ahimè invece non lo fanno, e costringono poi le persone ad andare a strutture private dove, diciamo, gli viene fatto, evidentemente, dietro pagamento. O al pronto soccorso, oppure torniamo all'emergenza, torniamo all'emergenza, diciamo, che diceva Pino all'inizio, che devi andare al pronto soccorso, perché in realtà poi è un'emergenza, perché se la signora giustamente dice io posso aspettare un mese, ma se mi fate aspettare un anno c'è il rischio che muoio, diciamo, e non faccio la visita, quindi diventa un'emergenza. Però Quadrana, i direttori generali tutti promossi nel giudizio a fine anno e nessuno da parte controlla della giunta e non del consiglio. Poi il consiglio, diciamo, prendiamo una telefonata. Pronto? È esentato, forse perché non capisce bene. Pronto? Prego.
Pronto, buonasera. Senta, sono la signora Centocelli, quella che ha telefonato prima per la voce. E guardi che io da lunedì che sto telefonando in circoscrizione sono state delle persone gentilissime, si sono attivate, però neanche loro riescono, hanno fatto parte, hanno fatto tutto, ho telefonato pure alla segreteria di Campidoglio, anche loro non riescono a snodare questa matassa. Signora, guardi, noi più che chiamare il presidente del municipio non credo possiamo fare, non so, dottor Mastrorosato, funziona questa cosa, se il quadrano può fare l'interrogazione anni e nessuno provvede, sono guardi, anni che signora, noi stiamo ascolti un attimo, facciamo fare una interrogazione in regione dal gruppo del quale appartiene Quadrana, sia in comune che in regione, quindi se la dice alla Celli per quanto riguarda il consiglio comunale, per quello che riguarda il consiglio regionale fate vedere i dati, perché sennò allora se ci chiama dopo la trasmissione ci lascia tutti i dati, poi ci vedete un po' dei dati, da quanto ci facciamo chiamare dopo la fine della trasmissione. Pronto? Pronto? Prego. Senta, io vedo tutti i giorni, anzitutto buonasera a tutti. Allora, siccome che ho inteso parlare delle carrozzine queste di disabili, no? Io ne ho una che la vorrei eliminare, sono in soffitto sono tanti anni, come posso fare? Dovrebbe farla restituire alla ASL che gliela ha consegnata, signora, se ci riesce. Ma sono tanti anni sono passati. Mi dicono che non la rivogliono, mi hanno detto. Ma infatti lo sapete che l'assistenza domiciliare per quanto riguarda l'hospice. Signora, guardi, non sappiamo che dire, perché noi abbiamo sollevato il problema e c'è stata una ASL specifica che proprio ha detto che non era in grado di fare questo recupero, tanto è vero che credo intervenne il responsabile della regia all'epoca, dottor Alessandro. Alessandro, perché all'epoca ancora è? No, intervenne all'epoca, all'epoca proprio su questa ASL, invitando ad accelerare, credo che ne misero anche delle disponibilità finanziarie per poter recuperare la cosa, ma devono fare la gara. Quindi l'unico consiglio che gli possiamo dare è se si rivolge alla ASL che gliel'ha consegnata, se la prendono, senza la riprendono, veda se c'è qualcuno che speriamo che non ce l'ha bisogno. E magari la fanno più. Però, ma lei lo sa che lasciano addirittura assistenza domiciliare, hospice, prendono in carico il paziente, poi purtroppo il paziente a volte muore, e gli lasciano i farmaci a casa, farmaci anche pericolosi da tenere a casa. Infatti. Un'altra telefonata, pronto? Pronto. Prego. Buongiorno. A lei. Volevo esprimere un mio parere sia al dottor Mastrorosato che a Quadrana. Quadrana, io conoscevo il papà, un vecchio socialista, una persona come si deve. E volevo dire questo. Noi oggi ci troviamo in una situazione mondiale dove che si cerca di fare fuori 2-3 miliardi di persone, perché la popolazione è sopra le righe per qualcuno e nessuno interviene, perché gli interventi non li fanno perché bisogna diminuire la popolazione. Invece di fare queste cose, perché non mettono in tutti i paesi il controllo delle nascite? In Italia si accede naturalmente, perché in Italia si fanno pochi bambini, ma in Cina è uguale, in Cina era permesso solo un figlio, adesso sempre hanno concessi due, perché devono rinnovare naturalmente la popolazione. Quindi praticamente noi sappiamo queste cose. E li sapete anche voi. Quindi come si fa a protestare perché quella medicina oppure quell'altra cosa? Perché qui si parla praticamente di uccisione di massa della popolazione e noi ci preoccupiamo di queste cose. È inutile. Io vorrei che voi ne siate coscienti come lo siete e lo dite queste cose qua,
perché praticamente se no la gente non capisce, protesta per cercare di venire a capo, perché non capisce la situazione mondiale come sta configurata. Noi facciamo parte del mondo e quindi praticamente ne risentiamo. In Italia, per esempio, ci sono questi che fanno attentati, non li fanno in Italia perché qui in Italia hanno le basi, hanno praticamente fanno il comodo loro. Ma il giorno che qualcuno gli dirà a questi signori che non possono più farlo, gli attentati usciranno fuori. Va bene. Eppure brutto. Grazie dell'intervento. Allora, abbiamo ancora delle foto. Lunedì ci avremo nostro ospite il vicepresidente del Parlamento Europeo Davide Sassoli, quindi magari questi temi li andremo Davide, se preferisci, che non è come comunque il vicepresidente del Parlamento Europeo Sassoli. Va bene. Prendiamo un'altra telefonata, nel frattempo credo che Aurigemma non arrivi più, siamo quasi in chiusura. Prendiamo un'altra telefonata. Merito a Gianluca, si chiama Antonio, quindi dell'ubiquità. Pronto? Prego. Pronto? C'è qualche radio acceso? Deve abbassare il televisore, se no non la sentiamo, signora. No, da me, no, non c'ho niente io acceso. Io c'ho tutto basso, non sento manco voi. La sentiamo, signora, comunque. Allora, buonasera a tutti. Buonasera. Dottor Mastro Rosato, io sono stata molto felice sentire Quatrana che ha detto le stesse cose, perché io tanto tempo fa qualcuno ospite lì da lei dissi che le case della salute era stata fatta soltanto una cosa, perché chi li vive, chi le conosce sapeva, non era quello che dicevano lì che si sono lavati, mi lasci dirlo. Hanno fatto una grande cosa e le potevo dire, ero ben sicura di quello che dicevo, che purtroppo, e se si ricorda, io dissi che era la stessa fine quando hanno aperto i SERTE, perché i SERTE, fuso se non aprite, sulla la pelle di quei pori disgraziati, va bene? E poi però chi ci viveva non era quello che ci si sono lavati molto la bocca, perché a una certa ora si chiudeva e si ritrovavano tutti al pronto soccorso, come è successo con le case della salute, ha capito? Ma se tu apri delle case della salute senza il personale che non hai dentro, o che sia, lì sono stati spesi dei soldi e le ritroveremo tutte chiuse come sono stati chiusi i SERTE. Ha capito? A parlare a volte non è che io offendo, come l'altro giorno quando ho detto così. Io purtroppo, il discorso è questo, l'ho vissuta, io se parlo è perché l'ho vissuta sulla pelle, cioè, e la conosco molto bene ancora. Allora io le dico questo, a parlare, a lavarsi la bocca, siamo tutti buoni. Io ho inteso il fatto, lei anche dice il medico gli deve scrivere. Il medico, se non è urgente proprio che si tratta di giorno, non glielo scrive nessuno. Allora, a lei sembra giusto, io che ho fumato, che devo fare i vasi e devo aspettare 2 anni e c'ho una piccola macchietta. La signora diceva questo, è assurdo che il medico deve scrivere, se non è, c'è proprio l'urgenza delle ore, non gliela scriverà nessuno. Pure quella è un'altra favola di Cappuccetto Rosso, però la gente va buttata di qua di là. E poi lo sa che c'è, il discorso è questo, se c'è un santino, un paradiso che conosci, allora forse dentro trovi e lo fai, e diciamoci quello che è veramente. Ma i pori disgraziati che non hanno nessun santino e non hanno nemmeno i soldi, e questa è la sanità. Ma io mi credo a Zingaretti, chi è venuto prima di Zingaretti e chi è nata parte della, se non ci si mette veramente col cervello di voler dare. E io le dico questo, io ho pagato tanto perché i soldi me l'hanno ritirati, e non è giusto che adesso, se voglio fare una cosa, devo andare a pagamento, devo andare a fare l'intramenia per fare una visita cardiologica. Hai capito, dottor Mastro? È questo. Buonasera. Buonasera a lei. Siccome siamo d'accordo, io non ho capito invece così, come se mi addebitasse a me questa responsabilità. Quando sono nate le case della salute, e noi abbiamo cercato di seguirle tutte come agenzia nella loro inaugurazione, abbiamo sempre sottolineato come fossero carenti di tutto,
detto questo, ci auguravamo che le case della salute, che hanno avuto altre esperienze in altre regioni d'Italia, dove sono stati dati risultati eccellenti, che cioè, quindi in Veneto hanno funzionato, ma in Emilia Romagna, però lì ci stanno i medici di base, al piano superiore, al piano inferiore ci stanno le strutture, diciamo, di prevenzione. Allora il problema era, come si dice in questi casi, non buttare l'acqua sporca col bambino, cioè, nel senso, allora il problema bisogna migliorarle, cioè, perché se sono così come sono, l'abbiamo denunciato qui, non vanno sicuramente bene. E sui medici di famiglia, che io lo dicevo pure prima, forse le è sfuggito, che non mettono l'urgenza, fanno male a non metterla. Allora noi siamo un tipo di come dire, di strumento, di voce dei cittadini, che dicono mettiamo sotto accusa anche i medici di famiglia quando non lo fanno, e quando soprattutto non lo fanno in maniera propria. Una battuta, poi subito vediamo la linea che a casa. Due telefonate. Sull'associazionismo, un rilievo, Gianluca, perché io ho avuto modo di assistere, per esempio, alla ASL dei Castelli, adesso si chiama RM6, a una riunione di tutte le associazioni di supporto. E sappiamo come, per esempio, al Sant'Eugenio, per quanto riguarda tutte le malattie del sangue, ci siano delle associazioni di supporto e funzionano in maniera straordinaria. Dov'è il nodo del problema? Che queste associazioni, in alcune ASL, per attività che viene svolta magari dalla direzione generale in maniera propria o dal medico, dal primario del reparto, funzionano. E questa cosa non è invece, quindi, la regola, ma è l'eccezione. Forse qui è il problema. Linea a casa, pronto? Pronto? Sì, prego. Buonasera. Mi sente? Sì, sì, benissimo. Allora, senta, facciamo così, finiamo con un aneddoto. Mia sorella, la mia cognata, la sorella di mia moglie, ha avuto l'Alzheimer per tanto tempo. Il figlio ha avuto una buona assistenza dalla USL di Santa Maria della Pietà. Ha avuto l'accompagno, ha avuto la carrozzina, tutto quanto, però poi a un certo punto purtroppo è morta. La prima cosa che ha potuto fare mio nipote è riportare la carrozzina alla ASL, perché gli faceva pure male vederla. Mi ha detto, vabbè, vedremo. È andato avanti così per un paio di mesi, 3 mesi, è andato direttamente là, dice, ma vorrei rivedere questa carrozzina o no? E nessuno si provvedeva. Un giorno è andato là, ha appoggiato la carrozzina davanti al muretto della ASL e se n'è andato. Chissà che fine avrà fatto questa carrozzina. Grazie. Grazie a lei della testimonianza, sempre più triste queste cose che sentiamo. Pronto? L'ASL, cioè i locali domenica. Prego. Sì, grazie. Grazie a lei. L'ascoltiamo, prego. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Senta, io volevo porre un problema. Mia figlia è stata operata 3 volte al seno. L'ultima volta il medico che l'ha operata ha detto che nel suo caso non gli bastava più l'ecografia, ma doveva fare la risonanza magnetica. Ora, il suo medico di famiglia si è rifiutato di fargli la prescrizione. Ha detto che lui non la poteva prescrivere, di farla fare dal suo fenologo. Il suo fenologo, il medico che l'ha operata, non gliela può prescrivere sul foglio rosa perché lui non ce l'ha. Gli ha fatto però la descrizione per cui lui richiedeva la risonanza. Il medico si è rifiutato. Cosa devo fare? Signora, ma è una struttura privata dove lavora il fenologo? No, è una clinica convenzionata. In maniera privatistica l'ha fatta però. Penso di sì, però in teoria il medico di base non dovrebbe rifiutarsi, no? Comunque se vuole ci chiama dopo, ci spiega bene perché cambia, se il senogolo lavora al pubblico non si può rifiutare, se lavora in privato la questione è diversa, se ci chiama dopo la trasmissione noi glielo spieghiamo, prendiamo indicazioni più precise e vediamo che possiamo fare. Pronto? Ci sente in onda? No, non ci sono più telefonate, è caduta la linea. Allora, siete in fase di assestamento di bilancio. Collegato. Del collegato di bilancio, scusa. E
io sono sempre della vecchia non generazione. Non te posso dire i segreti. No, non voglio segreti. Però una cosa ti potrebbe interessare a te. Ce la dici in pubblico. Che riguardata. No, stiamo lavorando, diciamo, alla riforma della governance dell'ATER. Felicità del dottor Mastro Rosario. Anche lì la mia posizione è minoritaria, ma insomma voi tanto sono abituato da bambino. Magari abbiamo 5 minuti, la affrontiamo il problema, perché su questa vicenda con l'onorevole consigliere Quadrana, cioè onorevole per Comune di Roma, una serie, sì, permane il titolo, quindi, no? Abbiamo avuto uno scambio di idee e io dicevo che la soluzione che stavano dando all'inizio, non so quella attuale, rischiava di diventare romanocentrica, cioè tutto su Roma, e il comunello del Reatino, del Frusinale, se ne sarebbero completamente dimenticati. Ti hanno dato ragione a te. Ecco, io spero che, come mi hanno dato ragione allora? Che invece che l'ATER unica, come pensavo fosse giusto io, e poi gli uffici territoriali nelle province già dove esistono, e su Roma nei quattro quadranti, diciamo che nord-ovest, sud-ovest, nord-est, Ieri Frosinone Latina, diciamo, esattamente, e invece che questa si farà, diciamo, ci saranno tre ATER a nord, al centro e al sud della regione, con poi gli uffici, diciamo, periferici all'interno. Questo sarà, tornerà il consiglio d'amministrazione, e ci sarà il presidente e poi un direttore generale che sarà, diciamo, la figura tecnica responsabile poi dei rapporti con gli uffici periferici. Quindi, facendo un esempio concreto, l'ATER di Rieti, chi c'è? L'ATER di Rieti starà insieme, molto probabilmente, perché ancora non è decisa, a quella di Viterbo e forse a quella di Civitavecchia. E il potere decisionale su chi fa la manutenzione in quella realtà? Beh, diciamo, l'ATER centrale decide, poi gli uffici periferici, nell'idea che ho io, debbono svolgere anche la piccola manutenzione. La signora che scende le scale del palazzo e si accorge che so un mese che è spenta la luce può chiamare la struttura. L'ufficio periferico, che manda una squadra a cambiare la lampadina. Se ha solo il problema della lampadina, può essere un problema elettrico, e quindi cambia il quadro elettrico e risolve il problema. Oppure un marciapiede diverto dove c'è la possibilità che inciampi una persona. Si è pensato bene di riportare un po' l'elemento decisionale anche sui territori, diciamo, su grandi questioni, i temi dell'avvocatura centrale, i temi delle grandi manutenzioni, i temi della pianificazione, della gestione del patrimonio, della valorizzazione del patrimonio, quindi anche delle vendite, rimangono in capo alla struttura centrale, quindi saranno tre. Mentre, diciamo, la quotidianità è in mano. Sarà fatta dalla struttura che sta sul posto. Esattamente. Quindi il pezzetto di ragione ce l'avevo, tutto sommato. Anche se tu la pensi diversamente. No, io pensavo a una ATER unica e poi agli uffici territoriali molto, molto forti, molto, diciamo, operativi sul territorio. Va bene, abbiamo finito il tempo, dottor Mastro Salamà. Tiri lei una conclusione, si parla di ATER, io so quanto lei ci tiene all'ATER, quindi. Ma io non è che ci tengo, dico che quando Franco dice manca la risposta sul sociale, il settore principale sul quale dovremmo riguadagnare attenzione è quella dell'edilizia pubblica, che è stata completamente dimenticata, e dove rischiamo che nel tempo sempre più persone ne avranno bisogno. E quindi maggiore attenzione da parte della regione. Va bene, il tempo a nostra disposizione è terminato. Ringraziamo Gianluca Quadrana che è stato con noi per la diretta, e grazie a voi per averci seguito. Que no se arrepiente.